Diciamo, c'è un momento per la verifica, l'accertamento, i giudizi, ma c'è anche un momento per definire, c'è un momento per guardare al futuro con maggiore serenità, il momento della progettualità, il tutto nel rispetto assoluto delle regole. Quindi quest'ultimo atto è un atto previsto dalle nostre norme, dal codice di giustizia sportiva auspicabile, condiviso, e quindi credo che questo sia credo il risultato più bello per il calcio italiano, per aver trovato, noi ce lo auguriamo, un momento di serenità. Ma io quello che penso è quello che ho detto in giunta, quello che ripeto da un po' di tempo a questa parte. Si parla della giustizia sportiva forse in maniera non puntuale. La nostra giustizia sportiva, e io di questo rispondo all'interno del progetto endofederale, credo che sia una giustizia sportiva alleggerita, veloce, puntuale, rigorosa, e credo che sia una giustizia che nell'arco di 30 giorni, con i termini che sono stati fissati, esaurisce il suo percorso. Noi abbiamo un problema, un vulnus che tutti conoscono, che purtroppo, non avendo la determinazione di termini perentori all'interno del terzo grado di giudizio, e che poi è il punto diciamo di intermediazione tra l'endo federale e quella ordinaria, abbiamo un vulnus che non è più accettabile, quindi bisogna intervenire in tempi rapidi, vuoi per quello che è di nostra competenza, vuoi con provvedimenti da parte del Parlamento italiano nel ripristinare i canoni di una giustizia che sia una giustizia che risponde e sia al passo dei tempi nel campo della giustizia ordinaria, ma soprattutto in quella sportiva. Quanto riguarda il Consiglio federale di oggi, c'è qualche notizia No, solo particolare? norme di routine di approvazione legate ai termini tecnici, voglio dire, di ammissione ai campionati, ma siamo in linea con quello che è sempre avvenuto negli anni precedenti.